Benvenuti a tutti, benvenuti a questa nuovissima live del collettivo con due big stasera, che non siamo Ma vedendo mai. veramente? Sì, ma veramente. E quindi Andrea, guarda, io ti E lascio già la parola te pareva, sempre a me fa cominciare. e presenta l'ospite nel tuo Ma campo. tu, ecco, l'ospite del mio campo. L'ospite del mio campo è anche il mito della mia infanzia. Infatti io mi sono preparato qua, non ce l'ho mai a portata di mano, pupazzetti, riviste, artwork. Ecco, guarda, l'ospite della mia infanzia. Ho due gadget Ciao Andrea, mi dell'ospite. saluti. Ma cos'è Benvenuto. quello, Andrea? Allora, Ah, lui è un attore, ha studiato nella scuola di Philippe Gollier, sa fare pure il mimo, è un doppiatore, è uno speaker, è simpatico, è poliedrico, anche lui è un coltellino svizzero, lui è Andrea Piovan, capito? La voce del capo di Art Attack, di Liquid Snake, di Metal Gear, di Antenin Spiro, di Dingo Dae, l'Engine Entropy. Voce ufficiale dei documentari di David Attenborough, quindi Frozen Planet, Planet Earth, Dynasties. No, Planet Earth non è di Attenborough, o oh sì? Planet Earth sì, è di Attenborough. Ok, Dynasties. E insomma, Andrea Piovano, una carriera incredibile, ormai è un uomo Mediaset lui, è la voce di Mediaset per eccellenza, è lui. E quindi niente, facciamo un applauso, Andrea Piovano. Guarda Guarda Davide, non so se riuscirò a essere estrionico come Andrea, però bisogna sapere che abbiamo Davide Tinto, che è veramente una star del fumetto internazionale, cioè perché lui lavora in America, ma lavora per i big, cioè ha lavorato per Image, con Commanders in Crisis, su testi di Steve Orlando, ma soprattutto lavora in Marvel, cioè lavora per la Marvel Comics, e ora sta... Ah, no, penso che tu lo abbia terminato perché è uscito il ciclo dedicato a Ultraman, che... aspetta, si chiama... No, non si può dire, Mystery... Piovan. No, No, si Mystery può of dire. Ultra 7. Sì, si può Sì, di dire. Sì. Ultraman. Mystery of Sì. Ultra 7, che io ho finito, cioè nel senso che il fumetto non è ancora uscito, perché comunque c'è la post-produzione degli ultimi due volumi, o forse dell'ultimo, mi pare, che deve uscire. Però sì, diciamo, ho fatto quello. Poi per Marvel, diciamo, partendo dall'ultimo a scendere un pochino indietro, ho fatto un numero sui Fantastici 4, numero 44, cioè guarda un po', 4, 4, 4. Poi ho fatto Superior 4, Superior 4, che quello è proprio stato sì, il l'ho mio visto. ingresso in Marvel, che poi in realtà neanche, perché io ho cominciato dal 2018 tramite IDW Marvel, e ho fatto Marvel Action Spider-Man, tre numeri sempre. Quello è stato proprio il mio ingresso. Poi ho fatto anche una copertina per G.I. Joe all'epoca. Poi ho lavorato, sì, oh, quella fu Quindi la bellissima. classica domanda delle vecchiette di paese, ma tu ci vivi facendo fumetti? Eh sì, è la risposta, perché... Sì, ma no, aspetta, qua a Napoli, perché penso che si sente, è un po', è anche peggio, perché fanno: ah, ma tu sei quello che fai giornalette. Per me proprio è la morte, faccio sì signora, sì. Faccio. Reus, un grande tu e Andrea Piovan. E io mi aspettavo di meno da Daniele, che mi stima incondizionatamente, anche se io lo tratto male. Questi sono i fan migliori. Comunque grazie, perché grazie Comunque. per una mia cosa un po' infantile, lo so, anche se ho quasi 40 anni, però... No, Aspetta, mo arriva, ora arriva la richiesta del fan ad Andrea Piovan. no, aspetta, prima della richiesta del fan volevo dire solo grazie che sto a fare una live con Liquid Snake, cioè voglio dire, capito, che per me, io sto morendo qua, mo mi spoglio. Ma sì, È perché una tu Davide è un questione di grande... geni. Oh, ammazzate! Allora, tu eri il preferito di Big Boss. Ogni Madonna. volta facciamo questa battuta. Facciamo sta cosa. Lui ha imparato questa. Lui Perché gli si Andrea mi ha diceva. detto: oh, mi raccomando, se ti intervistano tu di questo, io rispondo in No. questo modo. Guarda, era l'unica cosa che a me proprio piaceva, era proprio quando usciva appunto il cattivo, che era quello doppiato bene, tra l'altro, gli altri purtroppo, insomma, alzo le mani, a parte E Ricci poi pure, loro te con le i alzeranno a due te, di Snake. conseguenza. Ma che goduria che era, mamma mia, che presenza, quel cattivo con quella voce bellissima, anzi con la tua voce bellissima, mamma mia, ancora adesso Confermo, ho le confermo. palpitazioni, cioè, Quanti anni sono sono passati. passati per questo?
Sono passati dal 98, quanti sono? 24 anni, 25? Mamma mia. Mamma mia. Che Vedi, cioè, io è infatti stato il primo? è stato cosa? Il primo videogioco? No, il primo No, videogioco doppiato, no. il primo Metal Diciamo Gear. che è stato a livello mondiale il primo videogioco ad impatto altamente cinematografico. Su questo non ci piove. È stato il Vai. primo videogioco a mettere in sovraimpressione i nomi dei doppiatori di ogni nazione, in base alla localizzazione, ed è stato il primo videogioco doppiato a Abbey Road. Quindi il primo di tante cose. E infatti Andrea Piovan può vantare una cosa che nemmeno colleghi, insomma, che nel doppiaggio hanno fatto i migliori attori di Hollywood possono vantare, cioè lui ha doppiato a Abbey Road, lui e altri 10 Ricci, Fortunelli. Ne ricordiamo alcuni, Alessandro Marinoni, Ricci, Marinoni, Ciccone, Ciccone, La sì. Ferraro, Benedetta. Laura Farina, poi sono tantissimi, oddio, Luigi Chiappini, e poi chi c'è? Oddio, mi dimentico qualcuno, grosso modo C'era la credo nipote siano di quel questi. dell'attore famoso. Cosa? Jessica Giuffré. Giuffre, bravo, Fre. Jessica Giuffré, Ilaria D'Elia, non E dimentichiamoci, Ilaria che D'Elia, però ha lei dava la doppiato delle voce in Metal Gear a a Meryl. Meryl. Meryl, quella che era insomma l'amante di Snake, Snake gli palpitava il piffero per lei, capito? Quindi, e tu gliel'hai ucciso, però in uno dei finali, non Fatto in una tutti. E bastardata. allora ti piace quella figa, e no, quindi Lei è proposito di mia. progetti, poi c'era Ciccone. Che loro lasciano intendere, io da piccolino non lo capivo, ma lasciano intendere che Ciccone, se tu, perché cosa è? Metal Gear a un certo punto si divide in due finali. Se tu resisti alla tortura, salvano Meryl. Se tu ti arrendi, salvi il tuo amico, lei muore. Però se tu attui il finale dove lei muore, Ciccone, in questo caso nei panni di Ocelot, dice: va bene, è finita. Però in cambio mi prenderò la vita della ragazza, mi divertirò ancora un po' con lei prima di ammazzarla. E credo che l'abbia stuprata anche, quindi questo è un paese. Però noi ci dissociamo, che è una cosa bruttissima, non si fa. Siamo su Twitch, non si fa. Ma parliamo. Davide ha introdotto alcune delle cose, insomma, che ha fatto. Io l'ho introdotto nella presentazione per Andrea. Io voglio dire una cosa, e questa sarà una live inusuale, perché solitamente noi abbiamo due ospiti fumettisti e un ospite doppiatore, no? Stavolta siamo pari. Ok, siamo pari, però questa volta le domande le farà più Gianluca ad Andrea e Davide, perché io Andrea lo conosco veramente tanto, ma proprio gli ho chiesto di tutto e usciranno pure dei video pazzeschi, ve l'ho anticipato nel fuori onda, ma veramente non so più che cosa gli devo chiedere. Quindi, Allora tu invece perché fare le domande si... a Davide, no? Le farò un po', un po'. Adesso non mi togliere la gioia, farò un po', un po'. Però voglio dire solo una cosa prima di cominciare. Io so di avere uno sfondo bellissimo, ok? Ma io sono un professionista. Però devo dire che Andrea Piovanna, guardate che delicatezza e che gusto estetico, ragazzi, è su tonalità Sai chi arancio me e l'ha azzurro. consigliato lo sfondo Clay? Che sono È tre pezzi che stato ho comprato su bravissimo. Amazon. È Sono stato tre quadri bravissimo. Non solo, a abbinati. livello cromatico, ti ha consigliato una cosa stupenda, il contrasto arancio-azzurro, che infatti anche io qua, perché stra illuminato, però è arancio-azzurro, arancio-azzurro. È così che deve essere. Quindi bravo Andrea, sul Comprato su pezzo. Amazon. Ma infatti noi fumettisti, vedi, più che, cioè noi che lavoriamo con le cose visive, in realtà abbiamo degli sfondi perché non ce ne frega Che fanno niente. cacare, eh? No. Che sono Abbiamo le bellissimi. librerie, le... No, vabbè, dai. Abbiamo quello che ci serve praticamente. Ma è giusto, ma poi io perché voglio ricreare un ambiente lounge, capito? Sono fissato con queste cose, perché io già faccio, diciamo, la gente si agita con me, almeno si rilassano con lo sfondo. Diciamo, creo sto contrasto. Ma adesso lascio la parola a Gianluca. Voglio sentire cosa hai da dire, guarda. Allora, ho una domanda per Mister Piovan. Sì. Piovan! Piovan, ok. L'accento è Allora, importante per i veneti, eh? Andrea, Piovan? penso che Metal Gear, ma guarda un po', riguarda proprio Metal Gear, sia stato, diciamo, penso uno, forse il primo gioco che hai doppiato. Sì, uno dei primi. Ed è stato anche, diciamo, un gioco, cioè, diverso, anche per la portata della storia dei personaggi. Tu come lo hai percepito? Cioè, quando, perché magari, ora non so se tu bazzicavi videogiochi, però magari...
prima dell'avvento della PlayStation erano molto, cioè, tipo Arkanoid anche, ecco, per far capire. Quindi quando ti sei ritrovato a doppiare un gioco del genere che aveva una storia, che aveva dei personaggi specifici, che erano anche ben caratterizzati, cioè come hai percepito la cosa? Quando l'abbiamo doppiato, quando abbiamo lavorato su questo progetto, ti devo dire la verità, la situazione era tutta un po' strana, perché ero con i miei colleghi, Ricci, Marinoni, eccetera, eccetera, noi ci trovavamo sempre al Bar Italia, che è vicino a Soho Square, in centro a Londra, che praticamente il Bar Italia era il nostro punto di riferimento in Greek Street, credo, se non sbaglio, proprio nel quartiere del Soho. Dice, ma tu, trovo Marino, dice, ma ti hanno chiamato per sto videogioco? Dico, no, non ancora. No, vedrai che ti chiamerà Olivier Deland. Vero, era Olivier? Sì, Olivier Deland. Sì, Olivier Deland. Dice, perché stanno cercando la stessa cosa. Vedo il giorno dopo Ciccone, dice, guarda, e alla fine mi chiamarono e dice, ci vogliono convocare tutti questi giapponesi per fare questo videogioco. Dobbiamo fare un incontro, un meeting, perché ci dobbiamo trovare. Vabbè, se non che ci troviamo insieme anche a Deland e ci presenta, ma la presentazione era ad Abbey Road. E quindi, ma io al tempo, sì, Abbey Road, sai, già era emozionante, perché insomma non è uno studio qualsiasi. Andiamo ad Abbey Road e ci sono questi giapponesi. Dico, ma che cazzo sta succedendo? Cioè, era una situazione strana, capito? Non ci rendevamo conto di che cosa. Ci fanno il briefing, Deland ci fa il briefing. Dice, questo videogioco, insomma, ci vuole partecipazione, bisogna. E, insomma, era tutto un po' strano, ti devo dire la verità. A parte che l'ho già detto ad Andrea, quando sono entrato ad Abbey Road, la prima cosa che ho visto è che stavano musicando Batman, adesso non mi ricordo quale. Batman e Robin, e c'era un vetro enorme di, non so, sarà stato 20 metri sì, sì, per 30 di larghezza, e c'era tutta l'orchestra che musicava su uno schermo gigante. Lo fanno sempre lì, sempre in quella sala lì. Di questo, quindi poi entrare dentro ad Abbey Road è stata, insomma, con questi giapponesi, era tutto un po' surreale, Vedete, è emozionante sentire queste cose. Sì, non si capiva cosa stava accadendo. Allora, no, poi era tutto, sembrava tutto molto, molto top secret. C'era segretezza. Sì, era. Perché era un gioco importante, per una società importante, la Konami. Mi raccomando, questi della Konami che sono. Ma che cazzo sono questi della Konami? Cosa un po' ti dice, bien sûr, fede attention, perché allora ci passano, perché avevano pagato anche di più, così, no? Ecco, questa è la tua parte, a Marinoni, a Ricci, bene. E quindi no, qui, e quindi portatevela a casa e insomma, leggetela e ci vediamo la prossima settimana. Che e da lì ci hanno dato i turni, la convocazione. Ma le immagini le vedevate sullo schermo oppure no? No, era troppo vecchio come gioco. Quindi c'era quella traccia audio che faceva così, e dovevi parlare sopra quando poi toccava il punto. No, secondo me non c'era. No, noi quella. Andavamo proprio a. L'hanno fatta incidere a vuoto e hanno sostituito. A vuoto? Sì, a vuoto. Interpretazione ci dirigeva Deland. Adesso non mi ricordo se c'era anche Ricci. Perché probabilmente perché avevano già allora a Ale Ricci fatto seguiva i testi, la traduzione e la traduzione e l'adattamento, Ricci. E quindi nel momento della registrazione, Deland, che tra l'altro ci dirigeva Deland con la supervisione di Ricci, chiaramente. Sì, quindi però, Ricci traduceva. E quindi era un work in progress, adattava anche al momento, no, cambiamo questa frase, facciamolo un po' così. Però c'era la Ricci, Deland, e poi uno della Konami, c'era, sì, adesso non mi ricordo il nome, però c'era un signore giapponese che Sì, che adesso non ricordo, però c'è scritto nei titoli di coda chi è, che è proprio non parlava mai, faceva solo cenni.
Loro Ma lo poi sai cosa mi guardavano. diverte? Is that okay for you? Però con tutte le lingue, quindi, perché lo facevano in francese, in tedesco, in Mi spagnolo. diverte E questo notare. signore è stato qui non so quanto tempo, 3-4 settimane a fare sempre così. Che ognuno in In base alla tutte le propria lingue. sensibilità ricordi diversi di Abbey Road. Questa cosa mi diverte un sacco. Cioè, Andrea ricorda questo, se parli con Angelo Cola si ricorda che la gente era invidiosa, che dice noi entravamo a Abbey Road e tutti i fan dei Beatles, la gente che rimaneva lì fuori ad aspettare. Dice Vero? noi ogni mattina entravamo e ci guardavano come a dire questi chi sono che entrano Sì. così impunemente. E poi che lui si era rubato la carta intestata di Abbey Road. Sì, ce l'ho ancora e me la conservo gelosamente. No. La carta intestata originale di Abbey Road. E poi c'era Ricci che raccontava addirittura la stanza dove hanno inciso Metal Gear, che è la penthouse all'ultimo piano dove hanno inciso le Spice Girl. E Sì, queste questa me sono. la ricordo. Vedi che poi io vado, ho Sì. ricostruito tutti questi tasselli e poi parli Bravo, con la sì. Ferraro, fa: non mi ricordo niente, ci andavo spesso a Abbey Road, quindi non era una È cosa che. vero, è vero. No, lei ci andava per le interviste, Andrea, perché sai che Capito? E seguiva no, è vero, è la vero. critica. Sì. E Andava pure lì. quindi Siro Carraro non si ricorda proprio niente. Era un periodo dove non c'era con la testa. L'unico momento che mi ricordo è che eravamo insieme, io, Ricci Ciccone. e Ciccone abbiamo fatto, sì, un paio di sessioni insieme. Invece ricordo di Ciccone che ha fatto tutto in mezz'ora. Dice, ho fatto tutto in mezz'ora, non credevo fosse una Non cosa aveva tanta importante. parte, meno, molto meno di noi. Sì, era un comprimario importante, però pensa che lui aveva due personaggi insieme, che comunque insieme facevano mezz'oretta di incisione. Tu, quello che aveva di più era ovviamente Ricci. Poi Sì, Ale. c'eri te, sì, e Otacon, Marinoni, perché poi faceva pure Grey Fox, Marinoni, Sì. no? E quindi parlava in questo, sembrava un po' Francesco Vairano quando fa Peton. No, fa. Allora sai che Andrea si diverte un sacco con la mia imitazione di Christian Jansante. E tu l'hai mai Strepitosa. sentita, Gianluca? E Sì, certo, quando fa Ansante, sì. allora, A falla. guarda che faccio. Ma no, guarda, parla tutto in questo modo, parla velocissimo, poi va sui toni bassi. Capito? Guarda, c'ho solo il tempo di pisciare, me ne devo andare. Fa forti, forti. Ah, ma te! Bellissimo. No, e poi quando è difficile quando fa Bradley Cooper, no? Perché si asciuga un po', fa tutte quelle informazioni si mischiavano nella mia testa come un cocktail frizzantissimo. Comunque, è bello far ridere un po', che bello. No, comunque Davide, ma prego, tocca a te, chiedi la tua, insomma. Ti vedo che c'è qualcosina che vuoi sapere extra. Io poi devo chiedere quella cosa a voi due, che ne abbiamo già Quale? parlato con Andrea Piovanna. In realtà, poi ora riprenderemo. Anche lui può partecipare a quell'argomento lì, ma andiamo per ordine. Dai, Davide, anche se ti fai dire solo Snake, va No, benissimo. quello, diamogli il tempo un attimo di metabolismo. Dopo. Poi tu magari gli devi un disegno, perché poi potete fare uno scambio, poi tu gli mandi un tuo disegno a casa che lui rivenderà, perché tu sei un fumettista celebre, e guarda, e ci hanno guadagnato tutti. Oh, Andrea, Rialzalo. questo è uno grosso, fatelo fare il disegno. Molto volentieri, caspita. Vabbè, grazie, grazie mille. Allora, io più che altro vorrei, diciamo, com'era, cioè, com'è stato il rapporto con i giapponesi quando hai doppiato? Cioè, nel senso, quando sei stato convocato, perché penso sei stato convocato, diciamo, come l'hai vissuta? Cioè, sapevi che era una cosa importante poiché era il primo videogioco somigliante a un film che sarebbe stato doppiato e quindi, come posso dire, era anche l'opportunità di, con la bravura attoriale, diciamo, dare al gioco, diciamo, quella fruibilità per la quale, ok, il gameplay è bello, però non vedo l'ora di vedere la scena filmata per godermi finalmente in italiano, quella cosa che prima invece non c'era. Cioè, tipo, sei un pioniere in questo senso, nel senso che sei stato uno dei primi che ha fatto questa cosa qua, come ti fa sentire tutto? A me Beh, sai, bene, quando perché ho adorato Metal Gear.
Quando abbiamo registrato, l'ho detto anche ad Andrea, non ci pensavamo, non... sì, ci chiedevano di interpretare, di dare insomma il nostro meglio, però gliel'ho già detto anche ad Andrea, non mai avremmo pensato che Metal Gear diventasse così famoso, ne facevamo tantissimi in quel periodo. Andrea lo Sì. Sette. sa, tanti videogiochi, ogni settimana, tanti, dal 90... Insomma, dal 96-97, Sì, perché 96-97. uno dei Sì, motivi scusa, per cui sono 96, andato sì. lì è perché in Italia c'era Telepiù e io Telepiù. già parlavo un po' in inglese, quindi un'amica, la Deborah Bonetti, che ringrazio ancora perché è grazie a lei che sono arrivato a Londra e ho potuto fare questa cosa E meno meravigliosa. male, figurati se lo faceva Aldo Alessio lì con The Snake. Vabbè, dai, andiamo avanti. Questa Deborah Bonetti ha detto: Andrea, guarda che a Cartoon Network, e in particolar modo la Warner Brothers, CNN al tempo, era Warner Brothers, sì, stanno Figurati, grosso. cercando, sì, stanno cercando delle voci italiane per lanciare Sky in Italia, la piattaforma Sky che contiene Cartoon Network, Discovery Channel, Euronews, ESPN Classic ESPN. Sports, eccetera, eccetera, e ho dato poi la voce a tutti questi canali insieme ai miei colleghi. E quindi facevamo tante di quelle cose, come... Ma adesso l'altro giorno con Andrea parlavamo, no, di gente che fa 7-8 ore di turni al giorno. In quel periodo, dal 96 al 2003-2004, noi abbiamo passato anni così, ma cioè, prima che Sky arrivasse in Italia c'era tutta la preparazione dei contenitori che dovevano, di materiale che doveva arrivare in Italia, quindi come pazzi, e anche tutti i videogiochi in tutte le nazioni poi, quindi era bello trovarsi a Soho perché c'erano tutti i colleghi italiani, francesi, spagnoli, tedeschi, russi. E tutti i voice-over, quindi era uno spettacolo, a Soho Square era un incontro meraviglioso, quindi era un divertimento, sì, andiamo a fare Metal Gear, che bello, andiamo a fare Spy, andiamo a fare, che ne so, Quanti soldi fatti con felicità e tranquillità. era tra una birra e l'altra, alle 6 del pomeriggio si commentava la giornata, domani dove va? Domani vado a Mad and Ed, domani vado a fare Art Attack, ah sì, beh, c'era un fermento incredibile in quegli anni lì. Quindi ne facevamo talmente tanti che era divertente, questo che ti posso dire, quello che ho provato che è stato divertente, ma non pensavamo che sarebbe diventato poi così famoso. Come Forse con altri Art giochi del Attack. resto, no? Andrea li sa tutti, ma anche io non me li Sì, ricordavo più. beh, loro dal 96 addirittura un Formula 1 contiene la voce di Piovanno, uno dei primi giochi di Formula 1, forse quello del 96, poi c'è avuto quella di Marinoni, loro hanno fatto De Strega, Spiro 1, 2, 3 Non e è alcune coppole. Tavernello, è quello che mi hanno dato, guarda Andrea, il Frecciarossa l'altro giorno quando sono tornato Sì, da Roma. mettono l'acqua in brick, mi dà un fastidio, guarda che è una cosa non sopporto. Sì, comunque è vero, noi ci ritroviamo a pranzo a Roma e poi devo dire Andrea mi ha pure ospitato a casa sua. Vi dico ragazzi, io da fan di Metal Gear ho proprio, ma in generale, vabbè, adesso diventa autocelebrativo, ma è bellissimo per me confrontarmi con un professionista, lavorarci insieme, per me è un padre adottivo. E ho imparato tanto da Zio, lui, alcune. zio, zio. Sì, io perché c'è un discorso. Perché c'è un discorso? Scusate, mi devo riprendere Quindi, un sì, attimo. quindi in quel Sì. periodo Sì, avete cerco fatto di togliere un Medieval po' anche. l'imbarazzo. E quindi in quel Sì, periodo... esatto. No, no, riprendo. Avete fatto In quel Medieval periodo anche. era Davide, era tutto molto divertente, insomma, non che lo sia anche adesso, è tutto molto divertente, però, sai, avevo anche 25 anni in meno, quindi era bellissimo, dicevo ad Andrea l'altro giorno, essere a Londra ed essere i pionieri di tutte queste cose che stavano nascendo da una parte all'altra. Poi a Londra ci sono migliaia di studi, non dico migliaia, però
A Soho poi c'è una concentrazione di studi di registrazione Sì, incredibile. sì, 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 sì. Tra Greek Street, Soho Square, adesso non mi ricordo, ma Blue Studio, c'era il Blue Studio, un'infinità dove C'era dalla qualcuno, credo, musica a al South doppiaggio dei film. Kensington, non mi ricordo. E poi trovavi questi attori adesso che famosi anche nel West End di Londra, quindi che trovavi anche nei grandi cartelloni pubblicitari perché erano star, no? Però erano lì con te, bevevano le birre, quindi c'era tutta questa atmosfera meravigliosa, meravigliosa, essere a Londra, fuori dalla tua nazione, sai, avere la possibilità di parlare in inglese, perché quello che faceva da comune denominatore era l'inglese, quindi e parlare di videogiochi, di promo TV, di doppiaggi, di interpretazioni, con i tuoi colleghi russi, tedeschi, spagnoli, che bello poter dire russi, perché c'era proprio, era Ma parlo. bellissimo, era bellissimo. Ho provato un po' un attimo di commozione adesso, dire russi, perché li sentiamo così lontani per quello che è successo adesso, però ti Ma poverini, manco assicuro. loro vorrebbero questo, almeno la Lo maggior so, parte. infatti. Quando finirà sta guerra? Più che altro per le bollette. No, scherzo, bella guerra. No, non Però scherzare. bellissimo, c'era questo senso di questa grande comunità del mondo del doppiaggio, Anni magici, fine anni 90 per me, cioè se io penso a 97, 98, 99 sono anni che non ritorneranno mai più, c'era una magia particolare, uno slancio pionieristico. Certo, poi tu Andrea hai continuato a fare la tua fortuna, la tua storia, non ti sei fermato, sei stato l'unico che ha avuto No, la però voglia devo di dire che lì ho crescere. imparato tante cose, poi lì ho fatto la mia È stata una formazione gavetta particolare quella. attoriale, lì sì, E perché poi posso poi dirti una sono cosa? bravi, gli inglesi sono bravi, Sì, molto più sotto degli l'aspetto americani. teatrale sono, ma anche entertainment sono straordinari, poi la professionalità negli studi, la pignoleria nel cercare i dettagli, lavorare nei dettagli proprio, Fa devo ben dire. sperare sentire questo. E poi, sì, quindi questi giapponesi, come un'entità a parte però, no? Avevi come una specie, una cosa Ma sinistra, loro sono così, te giudicano in capisci? silenzio, Boh, come fossero eterei praticamente. perché c'era sto signore che era presente lì in studio, boh, lo guardavi, ma Doveva però stare lì, era della cioè Konami, doveva. quindi non era uno qualsiasi, ma magari era il capo, che ne so, non sapevo, cioè non lo so. Guarda. Non tutti avevano, anzi Andrea per la sensibilità che c'ha, aveva un po' la percezione che fosse una cosa grande. Molti associavano questo, è una cosa grande perché siamo a Abbey Road, cioè era l'unico metro all'epoca per capire, dice, questa cosa deve essere grossa, perché se pensiamo a Spyro, a Crash, erano giochi che facevano in scantinati, comunque in studi più umili rispetto a Metal Gear, cioè capito? E capivi che l'ambiente era diverso. Questo lo dico perché avendo intervistato gli altri, cioè Angelo Gola dice, scoppiava a ridere perché non capiva niente di quello che stava facendo. Quindi vedi, altro Sì, che c'era, aura c'era. sacrale di Metal Gear, perché non c'era. No, 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 devo dire la verità, hai detto una cosa vera. Non c'era la consapevolezza di fare qualcosa che poi sarebbe. Era divertente. Poi nel Tutto qui. tempo Ciccone stesso ha detto, io mi sono commosso nel capire l'affetto e quello che si Ma era creato dopo questo, attorno. La community poi nel tempo ovviamente si col è senno di poi consolidata. dici, caspita, ci avremmo dedicato anche magari un po' più di. Però posso dire che tu non devi fare altro. Cioè, già quando hai fatto quei No, videogiochi lì però puoi sai, ritirarti per quello, non serve altro. adesso sai, se ci fosse Voglio stato dire, un sì. bravo doppiatore di Roma, Mario Cordova che avesse diretto, per esempio, mi viene in mente lui che avesse diretto, o Jan Sant che fosse venuto lì, Ma avrebbe o mandato tutti a Medicini. fanculo. Se fosse venuto Jan Sant sarebbe stato strepitoso, ma purtroppo. Avessi diretto Aldo Alessio, Ian Sante avrebbe detto: ma prima dovresti imparare a parlare, e poi se vai un giorno, poi un giorno parliamo di doppiaggio. E devo Va. dire la verità, che questo è mancato molto, per tantissimi lavori che sono stati fatti a Londra.
eccetera, senza avere la possibilità di avere una direzione, insomma, come si deve. Lo sai dove l'ho notato? L'ho notato proprio sui più bravi, cioè su di te, per esempio, che eri il più bravo, ma si vedeva che quasi ti autodirigevi, cioè si vedeva che era tutto quasi un buona alla prima nel tuo caso, e molti addirittura non ci sono alcune battute in Metal Gear che non hanno sono pronunciate con un senso sbagliato della frase, cioè un senso logico della frase, non è detta correttamente. Però da bambino non ci fai caso. Oggi vedendo tutto con un occhio critico, più da doppiatore, peraltro Andrea mi fa sempre rosicare perché mi dice sta cosa tutte le volte, Andrea ci fossi stato te lì a Londra 20 anni, io, cioè, ma io manco ero nato, no, cioè ero nato, avevo 5 anni, no? Immagino 5 anni a Londra, no? 98. Però un'altra cosa che eravamo tutti attori, sicuramente, chi più chi meno, speaker, ma nessun doppiatore. Volevo chiedere una cosa a Davide, visto che si è... Giusto, giusto, perché non si deve mutare troppo. No, Davide, visto che tu non abiti all'estero, però tu lavori praticamente quasi esclusivamente per il Al mercato contrario, praticamente. americano, solo per il mercato statunitense. statunitense. E cioè, come ti approcci con la lingua? Quindi tu lo parli fluentemente l'inglese, ma soprattutto come ti sei approcciato per la Marvel? Cioè, come sei arrivato in Marvel? Cioè, anche la tua esperienza, come hai detto, cazzo, ma lavoro in Marvel, capito? Eh no, ma infatti tu pensa quando poi mi hanno contattato dopo che li ho visti, perché io sono andato lì a New York più di una volta per sì, al Comic Con lì che fanno, che è gigantesco, è una cittadina quel posto, pieno di editori, persone, cosplayer, Questo una roba dove? incredibile. Ma è New Comic Con? Comic. Ah, New York Comic Con. New York Comic Con, sì. Bello, Io tanti ospiti praticamente. poi. Sì, no, ma infatti c'erano anche attori, e tra l'altro parlando di doppiatori, io ho conosciuto anche Kevin Conroy da Kevin poco. Conroy, voce americana di Batman, per chi non lo Mamma sapesse. mia, sì, no, infatti era ovvio che io andavo là, diciamo, per questioni lavorative, però poi mi sono Bravo visto tutti i Davide, bravo. cazzetti, e perché che fai? Poi non te la godi almeno un pochino, però comunque... Vabbè, sì. Comunque andai lì e praticamente presentai il mio portfolio un po' tutte le case editrici. Poiché io già lavoravo per il mercato statunitense, però per case editrici minori, e soprattutto che alcuni neanche stampavano, quindi erano solo fumetti digitali, dissi: vabbè, diciamo, io non voglio rimanere sempre su questo livello qui. Mi dicono anche altri miei colleghi professionisti che già lavorano a livelli più alti, che io potevo tentarmela, e quindi io ho fatto questo viaggio nel 2018. Quindi comunque io venivo da un background di 8 anni di fumetti, diciamo, più piccoli, e dissi: vabbè, dai, mo vediamo, me la tento, anche perché non è, in tutta onestà, questo ti parlo proprio di onestà, non è tanto per una questione monetaria, quello è relativo, tu lavori, vieni pagato. Ma era proprio per disegnare quei personaggi che tu dici: ok, io voglio disegnare questo perché da piccolo mi vedevo questo personaggio, ho visto il film, per esempio, di questo personaggio. Cioè, proprio seguire le passioni, dire voglio disegnare l'uomo ragno perché mi piace, Sì, punto. esatto. E tra l'altro, io forse sono uno dei pochi che la passione proprio per il disegno da bambino è partito dai videogame. Quindi, Andrea, io ne ho disegnati di Liquid Snake, per dire, cioè, Ma capisci? dai. E volevo fare quello, quindi sono andato lì e, diciamo, insomma, un po' qua, un po' là, alla fine presi il primo lavoro serio per la IDW, che era in concomitanza con Marvel, ed era Marvel Action Spider-Man. E feci questa storia con Venom, Miles, Morales, c'era pure Gwen, insomma, erano i tre Spider-Man però teen, tutti e tre al liceo, e dovevano, diciamo, fare una quest con Venom e Dottor Octopus alle prime armi, quindi diventa Dottor Octopus là, in quel momento. Ma quindi la storia teen è importantissima. Scusa, è una Sì, citazione a no, sì. Boris sull'ultima stagione. Madonna, bellissimo. Sì, Quindi esatto. hanno chiesto di metterci la storia teen, è importante. Aspetta, aspetta, sento. Allora,
Io non scrivo le storie, cioè ti faccio questa premessa. Scusa, però hai dovuto disegnare la storia Tin perché ci doveva stare la storia Sì, no, Tin. ma io tra l'altro le preferisco, cioè sì, preferisco le storie teen perché a parte il fatto che io comunque, sì, ok, sono un po' vecchio, però mi piacciono più le storie per ragazzi Puoi dire perché... quanti anni hai? Perché se ti No, va. Ok. sì, 39 e mezzo, Ok, quindi... bambini, 8 e mezzo. 8 e mezzo, 39, ecco No, qua. sai perché lo dico? Perché magari sembri veramente quasi adolescente. Minchia, ho paura di No, no, questa hai cosa. sposato Andrea, renditi Sì, sono conto. sposato. Aspetta, non c'ho anelli perché, vabbè, avevo spiegato in pre perché, però non lo porto perché il dito mi si appila, quindi... No, comunque io ti ammiro tanto, Davide, davvero, perché poi adesso spendo 2 parole su di te, creare questi presupposti lavorativi da una realtà difficile come Napoli, perché comunque, no? Sì, Siamo ci meno sono appoggiati. no, sai che Gianluca, stessa cosa per te, no? Nel senso, non è che come quando uno vuole fare il cantante, non è che sei nato a Los Angeles, come Linkin Park, dice siamo sfigati, andiamo a suonare in un bar a Los Angeles, il gatto di Andrea. bello. Maine Coon, bellissima, bellissima femminuccia. Non è che dice andiamo a suonare in un pub, ci scopriranno a Los Angeles. È un po' la stessa cosa. Napoli emergere, fare, poi arrivare ai contatti americani. Sta cosa mi fa quasi arrabbiare. Cioè, gli italiani lavorano più per gli americani che per gli italiani. Cioè, Guarda, a me non come fa rabbia. dire? No, è Scusami. meglio a livello di soldi anche, ma di tutto, di prestigio. Allora, quello sì, però la cosa che conta è proprio il rispetto. Cioè, se io dal mio paese, che contiene così tanta arte da traboccare, cioè siamo la culla dell'arte in tutto e per tutto, città per città, cioè non, penso che in Italia c'è il 99% di tutta quanta l'arte Del patrimonio artistico. raccolta. E non diciamo che non ci sia poi una vera e propria realtà che possa dare lavoro. Questo sì fa un po' soffrire, però a me piace invece quando l'americano sa che io vengo da quel posto pieno d'arte e quindi diciamo si fa un po' 2 più 2, vede i disegni, fa: ah, vabbè, certo, è ovvio, vieni dall'Italia. Quindi comunque noi siamo considerati non solo bravi dal punto di vista diciamo artistico, ma abbiamo proprio quest'aurea, diciamo, quest'aura di conoscenza che loro Discende non da hanno. Leonardo, Michelangelo, Esatto, Raffaello. che detto così è un po' lodimo, però in realtà no, poi lo dimostriamo anche. E insomma, beh, poi insomma, strada facendo, alla fine poi pure per riattaccarmi. Sono riuscito poi a fare cose un po' più importanti. Ora, per esempio, adesso sto lavorando per Avengers Unlimited, che è quella serie di fumetti che praticamente si legge in verticale. Devi scendere, praticamente è una cosa fatta per il web, però lo fa anche Marvel. Capito, ho visto, nel senso, cioè, hanno fatto proprio il portale la Marvel dove ci stanno anche le storie di Thor, Loki, Ma Alligator. vogliono creare un mercato solo di fumetti digitali? Io penso che prima o poi in futuro si sposterà più che Tutto sul altro lì. digitale? Penso di sì e spero che questa cosa non gravi sul fattore lavorativo, nel senso che non vorrei che poi le vendite scendessero dei fumetti per dire no, io lo voglio di carta per Ma è la forza. morte delle fumetterie, quindi, peccato. Cioè, Ma in almeno realtà no, sicuramente. io penso che ci sarà sempre, è come la libreria, è una cosa un po' più vecchia della fumetteria, però vedi che persiste sempre, perché comunque tu lo vuoi il libro, così come lo vuoi il fumetto, magari Ah, costerà un dici, po' lo di più. Questo stamperà? Infatti, costerà di più. Già penso. costano di più, comunque, ho notato. Sì. Cioè, io vedo che i manga stanno sui 6 euro e i comic anche sui 5 euro ad albo, Marvel o DC. Sì, i Marvel, sì, dai 3,99 ai Ricordo 4,99. che fino a 11 anni fa erano 2,50 euro. Mamma mia, sì, mi ricordo pure io. Quindi c'è stato, lo percepisco il cambio, il costo della carta, il fatto che c'è molta pirateria, perché poi, a proposito, non comprate i fumetti che fa Davide, li trovate illegalmente da Gigi Barman che su Aspetta, volevi Telegram. l'aneddoto? Guarda, io qua ho un aneddoto bellissimo, penso che Questa è posso la Piovan, farlo. proprio questo modo di fare. Vai, di. Allora, ci fu un momento in cui mi dovevano arrivare delle prime copie di fumetti importanti che avevo fatto. Di conseguenza,
non mi arrivavano perché c'era un problema con la dogana, però io li volevo, o perlomeno volevo farli vedere a chi mi stava intorno, per cui ho fatto, ma guarda, scommetto che se giro mi trovo anche pirata, e mi sono piratato. Davide ha piratato te stesso. Per ho avere... trovato le mie copie e le ho scaricate, ho fatto, no, io a qualcuno devo farle vedere, perché sai, è un po' quella cosa, no, tu vuoi far vedere che hai fatto... E... anche perché poi, con la scusa, faccio, vabbè, ok, su carta lo vedi in un modo e in digitale lo vedi con un tipo di colore un po' più brillante, quindi era anche un po' per fare... Però quello dopo, come... che era la scusa. No, anch'io lo farei, perché per farsi i doppiatori devono farsi la demo reel, e alcune cose... Ho pensato, ecco, a te, Andrea. Qua c'ho, ecco, le devi scaricare. Guardate questo che Ultraman, cosa ha fatto. Davide ha disegnato Ultraman. Ultraman è un personaggio, wow, giapponese, legato che poi meraviglia, tutto al simbolismo di Godzilla, di quei personaggi lì. Quindi, poi per un po' più classici, io ho disegnato anche i Fantastici 4. Ma no, guardate che mano che c'è. Mamma mia. Ma c'è una mano importante. Mica per farsi le pippe. Che lui sicuramente non si ricorda. Lui ha frequentato la scuola italiana di comics, l'ho frequentata anch'io. Sì. Quando io sono andato il primo giorno, cioè di frequentazione, io ho incontrato Davide. Cioè nel senso, lui però stava in un'altra aula, stava facendo vedere i disegni a un compagno, ora non ricordo chi era. Cioè io avevo 20 anni, quindi lui 25. Io sono entrato e ho visto sui fogliazzi proprio a quattro degli storyboard che lui aveva fatto. Io li ho visti e ho detto, boh, ma cioè, posso anche tornare a casa? Che cazzo ci fate? Aspetta, come che non mi ricordo di sta storia? Ma forse avevi più capelli e non ti riconosco. Sì, e infatti sì, avevo i capelli all'epoca. Vabbè, ma avevo 20 anni, quindi figurati. Quindi tu ne avevi 25 sostanzialmente. Sì, sì. Il mio approccio all'arte è stato proprio dopo i 18 anni. Ho fatto, no, io non voglio più fare sti lavori, diciamo, perché poi ho lavorato anche in posti. Ho fatto tipo supermarket, ho lavorato pure da un veterinario, ho fatto un po' di cose, poi ho fatto, no, voglio disegnare, mi piace disegnare. Se non disegno, voglio fare qualcosa dove comunque... Ricorda la mia storia, io sono passato dallo spaccio in Sicilia al doppiaggio. Oh, chi te l'ha fatto fare? No, sai, tutte quelle attività che sono tradizione delle mie parti, come le rapine, le sparatorie. Ah, vabbè, aspetta, un momento, qua io sto a Napoli, cioè, la roba è quella, la umma. No, comunque, incredibile questa cosa, scherzi a parte... Arrivare a disegnare qualcosa di giapponese, anche se con l'intercessione americana, per il mercato americano, comunque una gran cosa, perché Ultraman è un personaggio fighissimo. E poi ormai è diventato occidentale, tanto che ci hanno fatto un anime terribile, mezzo in CGI, che fa veramente cagare, però il personaggio è bellissimo. Sì, lo guardavo mentre disegnavo. L'hai visto? Cioè, è proprio, guardiamo Iron Man e copiamolo con i giapponesi, cioè, è una cosa male, molto male. Quindi, però io adesso devo fare questa domanda, no? Faccio a te. A proposito di... sì, vai. No, adesso vai. No, mi è venuta in mente mia sorella a proposito dei giapponesi. Ok, sì, questa è una parentesi che voglio fare. Monica Piovan, che ha studiato il giapponese, è un'interprete, no? Cioè lei parla benissimo il giapponese, ha vissuto in Giappone, ha fatto un libro stupendo, si chiama Osamu Tezuka, il fumetto giapponese, credo, e io ce l'ho. Questo libro, grazie ad Andrea, è veramente un bellissimo saggio su Tezuka. Cioè, vedete come è tutto correlato? Andrea Piovanna, c'è la sorella, parla giapponese, lui ha fatto Metal Gear, che è un gioco giapponese, tutto... c'è tutta una logica. Comunque sì, Osamu Tezuka, il mondo del fumetto giapponese, è un bellissimo saggio che consiglio, che è veramente figo. Qui guarda, facciamo anche gli spam. Invece tornando su di te, Davide... Ti volevo chiedere la cosa che ti ha dato più soddisfazione nella tua carriera come lavoro, cioè qual è il fumetto a cui sei più legato, quello che ha rappresentato poi anche una sfida, una crescita, un punto di svolta. E poi parleremo anche un po' di Gianluca, una parentesi la devo fare perché recentemente abbiamo presentato insieme Brainstorming, che è la sua opera prima, lui mi dà anche l'onore di essere la voce del protagonista nei book trailer, che dice che ci vede me, il personaggio tromba un sacco, quindi sono onorato. Che tra l'altro io tengo, l'ho comprato.
Non Vai so se comprare. Davide è venuto alla presentazione a Napoli, infatti, quando l'ho fatta a Napoli. L'abbiamo fatta anche a Roma. Infatti, bellissimo. Bei ricordi. Che Gianluca mi trascini sempre in cose belle. Ma torniamo a Davide. Vai, Vai. dimmelo. Allora, sono due, secondo me. Il primo è Commanders in Crisis, che io ho disegnato con la Image Comics tramite Arancia Studio, che comunque penso Posso fare una conoscerete. parentesi? Per chi non lo Sì. sapesse, Image Comics è la stessa che pubblica Spawn, famoso Esatto. fumetto di McFarlane. E Invincible, visto che mi hanno visto È tutto il cartone, Invincible, che grande. io adoro alla follia, è troppo bello. Sì, Quello bellissimo. è fantastico. Sì, molto. Quello perché praticamente Commanders in Crisis è un progetto dove io qualsiasi cosa che parte estetica, qualsiasi, dalle città, i personaggi, qualunque cosa, ho creato io, tutto. Vuoi farci vedere qualcosa? Ce l'hai qui sotto mano? Mi alzo un attimo, Vai! se aspettate, Tranquillo, vai, ti faccio aspettiamo. vedere. Intrattengo io i tempi morti con Andrea Piovan, te li colmiamo I tempi tutti. morti. Dai, ti intrattengo io intanto con i tempi morti. E Andrea, allora dimmi. Guarda, ma ha fatto presto, dai. Ci ha messo un attimo, ma almeno guardiamo questa sua Oh, un opera. secondo, Gianlu, eri tu, io mi sono Capito? tolto le È un cuffie. artista. Dobbiamo valorizzare qui gli artisti, fammi vedere che cosa c'è. Oh, tanta roba. Allora, avvicina. Eh Allora, sì. io Hai vado curato a tutto tu caso. qui? Sì, questo, allora, la storia di un certo Steve Orlando che in Marvel sta spaccando un casino. Io sono felicissimo di essere stato selezionato da lui, mi dissero. E quindi praticamente cerca di dare il massimo, perché questo qui, questo Commanders in Crisis, è stata la cosa che poi mi è valsa la convocazione in Marvel. Cioè, io qua me la sono giocata. Io qua ho detto, come faccio questa cosa che quando poi io parlerò con Marvel, loro sapranno che io sono in grado di reggere una run di numeri indefiniti. Cioè, run nel senso tipo Sì, numeri a presto a una presto. scaletta intensiva di numeri. Sì. Ma No, io vabbè, posso io dire che proprio. c'ho la pelle d'oca, scusami, c'ho la pelle d'oca. Sono emozionato perché, no, Ma dai. l'idea, no, ti giuro, l'idea, se dovessi immedesimarmi in te, l'idea di avere il proprio fumetto da tirare fuori, no, dalla libreria, cioè, è una bella soddisfazione, no? Voglio dire, c'ho, questo è il mio disegno rilegato ufficialmente da una casa editrice, un po' come per i doppiatori. Quando compri i DVD dei film che hai fatto, io per ora qua i DVD stanno andando a morire, però c'ho The Rescue che sono fiero di aver fatto. È un film molto. È nata marrata, va, ve lo dico. Gli effetti speciali però sono fatti dal tizio che ha fatto Spider-Man. Però adesso quando uscirà Frozen Planet, per questo ho chiesto il DVD, cioè per noi avere l'ufficialità, no? Di quello che abbiamo fatto, a me interessa tantissimo. Per questo voglio fare i videogiochi prima che diventano tutti digitali e nessuno me li fa fare, cazzo! Comunque, questa è una parentesi, li farei Complimenti, meglio di Davide. tanti. Complimenti, Grazie, maestro. maestro. Complimenti, maestro. Quindi, ecco, ci tenevo a fare questa domanda. Adesso arriviamo a quell'altro topic, così poi me lo levo dalle palle. Sapete che, insomma, sta spopolando, insomma, sta facendo notizia Midjourney, ci ha fatto un video pure Frafrog, dove è andata a comparare sì, appunto, i disegni suoi con, cioè lei ha fatto dei disegni, poi ha descritto e li ha fatti replicare dal computer per compararli. E a me ha colpito una cosa, l'ho fatta vedere anche da Andrea Piovan mentre eravamo a pranzo, l'ultimo video musicale dei Disturbed, grande band per me, proprio mi ha accompagnato nell'adolescenza, l'ultimo brano, Batman, è stato fatto tutto con Midjourney, cioè loro hanno fatto creare i fotogrammi, quattro alternative dello stesso fotogramma, descrivendo, che ne so, uomo seduto sulla poltrona, lampi che arrivano, quattro versioni, poi il tocco umano dove sta la genialità che loro li hanno assemblati velocissimi e hanno creato il video musicale con tante immagini. E un po' mi ha fatto riflettere, inquietante, perché Gianluca lo sa, ogni volta rompo le palle ai doppiatori con questa domanda. Ci avete paura delle intelligenze artificiali se sostituiranno il doppiatore? Però mai avrei potuto credere, insomma, esisterà un'intelligenza artificiale che ti replica pure l'effetto pittorico della plastica dell'acrilico. Onestamente, un po' ti viene la paranoia, ti viene da cacate sotto, ti viene da comprare una baita in montagna e vivere di una vita semplice, di regredire, ti viene da fare mille cose perché.
stai lì a pensare che ci possa essere un Roy Batty, un replicante Roy di Blade Runner che ti fotte il lavoro in metà del tempo, in metà del costo, tutte queste cose qua. Che Quindi dico, non da. muore dopo 4 anni, E che secondo non muore, no, cioè, che ne so, ora è morto Kevin Conroy, la voce americana di Batman. Ci sarà Cyber Kevin, hai capito? Quello sta per sempre, come tutti quelli che hanno doppiato Topolino. E così almeno quella voce rimane quella, no? Tu o li congeli, li vai a ibernare, ho scongelato il soggetto 02. Eccomi! Però voglio dire, così non c'è un problema, no? Non devi ogni volta dire chi ha la voce uguale a Pippo, ce l'ho io! Quindi adesso no, c'è sempre la stessa. Andrea Piovan, lo prendono quelli di Mediaset, lo vanno, lo scannerizzano, fanno Cyber Andrea, non morirà mai. Comunque, quello che voglio dire, qual è il vostro approccio? L'approccio di Gianluca Artista, Davide Artista, come avete visto Midjourney? Tu mi accennavi in privato, ma se vuoi riprendi, perché per il pubblico è importante capire, avere anche l'opinione, la rassicurazione di un artista affermato su questa tecnologia, cioè come la vedi. Come tu in generale nel settore del fumetto, se vedi un degrado o se vedi una situazione stabile, intelligenza artificiale o meno. Allora, guarda, al momento, poiché quando lo vedo subito riconosco che una cosa è fatta a Midjourney, non mi preoccupo, ma proprio subito, Davvero? ah, Midjourney, subito, sì. E infatti poi vai a leggere sotto, ah, vedi, avevo azzeccato, è Midjourney. Io subito me ne rendo conto. Quindi Wow. se, diciamo, io che disegno me ne rendo subito conto, significa che di conseguenza, un artista che lavora nello stesso genere dell'immagine di Midjourney che io vedo può farlo meglio, Sì. quindi diciamo non è ancora, diciamo, non può ancora sostituire al 100%. Ok, questo è quello che io penso. Mister Poi più Collino. avanti, Scusa. dici, scusami. No, i commenti nel. Non ti preoccupare, continua, No, Davide. lui da caga i commenti Ok. e le persone che scrivono, giusto Esatto. così. No, quindi io non, per il momento non mi spavento così tanto. Certo, è preoccupante, nel senso che chi fa per esempio concept design o appunto è là per esempio è grave perché se un'intelligenza artificiale ti può creare tutta una serie di concept a partire dai fondini fino ai personaggi, per esempio di un cyberpunk super avanzatissimo, è una cosa che sicuramente chi guarderà il film barra cartone barra qualunque sia l'opera a cui è destinata, che però non lavora nel mestiere, farà wow, bellissima questa cosa, però non, perché non andrà a pensare chi l'ha fatto, non ci penserà. Cioè chi guarda il film, punto. Non penserà per esempio chi l'ha doppiato, ad esempio il guaio che ha passato con il direttore del doppiaggio che gli sta sempre addosso. La stessa cosa è il concept design, quando fa il disegno di quel fondino che lo deve ripetere 30 volte perché altrimenti non viene accettato. Che comunque, così come Andrea, così come io, cioè fumetto per esempio e doppiaggio, comunque sono dei lavori, tra virgolette, di background a tutto ciò che la gente vede e consuma. Midjourney al momento non rappresenta ancora una minaccia, però sono sicuro che prima o poi potrebbe esserlo. Di conseguenza, se il disegno, così come il doppiaggio, fatto a mano un giorno verrà detto, sarà qualcosa di, diciamo, di pregiato, che sarà quel classico che tu dici: no, no, voglio ancora che ci sia la mano, allora. Diciamo, ci lavoreremo ancora, altrimenti non so rispondere troppo, cioè non so come andrà a finire. Allora, io voglio dire due cose. Innanzitutto, che i computer possono solo replicare da una banca dati già esistente, l'essere umano può creare da zero. E questa è una Vero, cosa questo è da non vero. dimenticare. Perché se te mi chiedi, fammi il disegno di un robot, ma voglio una forma così, il computer può non capirlo. Può replicare da una cosa di un database che già esiste, mentre l'essere umano può creare da zero. Immaginate chi ha creato Blade Runner, appunto, cioè l'ha inventata quella roba, non c'è un database di un computer stronzo a cui dire fammelo così. Quello semmai è buono per coadiuvare l'essere umano, cioè mi dai un'idea, poi da lì parto e continuo e faccio da me. Questo può essere interessante, almeno per quanto riguarda gli artisti, no? Cioè tu puoi partire da una base creata al computer, ma poi l'essere umano può creare quella differenza che serve. E questo, seconda cosa, oddio, perché mi ricordo, cioè io tengo in mente una cosa alla volta, la seconda l'ho dimenticata, vaffanculo, ho un cervello stupido. E quindi Troppe cose, Andrea. Fai troppe troppe cose, cose. faccio troppe cose, mi devo Vabbè. ritirare.
Mi piacerebbe vedere Pippo doppiato da Ian Sant, secondo me è bellissimo. Mamma mia, non riesco a immaginarlo. Ma Cioè. secondo me è una roba proprio fuori dal mondo, Oscar subito proprio. Subito. No, comunque anche nel doppiaggio il computer può replicare un database di intenzioni, Ne ma noi le parlavamo l'altro creiamo. giorno, Andre, no? Noi le creiamo da zero, noi creiamo quella sfumatura lì. Ma poi tu come fai un computer a dire fammi sentire che questo c'ha la strada dentro, fammi sentire che c'è quel vissuto lì. La mano umana sarà sempre, secondo me, importante. Certo, il Ancora computer per un diventa. po', sì, ancora per un po'. Ma no, ma perché se non lo sarà più a una certa, non avrà senso esistere, diventa Skynet, diventa Terminator, diventa che le macchine sono consapevoli e dicono allora non servite un cazzo. Anche perché Però se io fossi una macchina, ucciderei l'uomo, perché è l'uomo che uccide il mondo. Però. ah, grazie. No, però io penso invece che in realtà forse può sostituirla prima o poi, perché visto che mo, ok, allora parliamo di mondo di intrattenimento, ci sono degli standard e dei generi ben definiti, così come nel disegno, diciamo che sia cartone o fumetto, così come nel film. Per cui se io voglio fare un film basandomi su cyberpunk e chiedo a Midjourney di cercarmi uno stile ibrido, per esempio fra Dune, quello che è uscito nuovo di Villeneuve, per esempio, e quello di Jodorowsky mai uscito, o mischiandolo magari con un po' di classico alla Blade Runner, o fuso con magari qualcosa di più futuristico ancora alla Deus Ex, il videogame. Bravo, bei riferimenti. Vabbè, io, cioè, tieni sempre a mente che tutto quello che io faccio nei fumetti, io parto sempre dai videogame. Cioè, io sono esperto di. Io gioco dai videogame da quando ero 2 anni, quindi. E così pure per i film, ecco perché pure disegno, perché quella è proprio l'espressione che mi porta a disegnare e vedere film e giocare ai videogame. Quindi partiamo Ma da infatti, Davide, questo. dopo che ti arriva Resident Evil 4, io mi trasferisco quella settimana a casa tua. Ma vieni, vai tranqui, tanto cucino io, già sai, quindi a posto. Comunque, e secondo me è facile emulare uno stile già preesistente. Non vai a creare più nuovo, cioè cose nuove, perché comunque è difficile investire su ciò che non si è ancora visto. Potresti giocartela, tanto potrebbe andare bene, tanto no. Quindi, ecco, come per esempio, pure magari ecco, crei un prodotto nuovo, appunto, che ne so, Cyberpunk, ci vuoi una voce magari di una persona che magari purtroppo è venuta a mancare, potresti metterla in digitale. E questo, diciamo, Vabbè, forse. quello che hanno fatto con Star Wars appiccicando la faccia di attori morti, no? Che ne so, Rogue One ha Sì. due attori che non sono più in vita, loro Però un hanno attimo applicato. prima avevamo avuto i baffi di Henry Cavill che erano stati. No, però è vero che alle volte noi vogliamo anche quell'aspetto lì, no? Cioè, un Sì. attore che non c'è più, però lo vuoi mantenere, allora vedi, è la stessa cosa che col doppiaggio. Tu prendi un attore prestanome e gli appiccichi sopra la faccia. Prendi una voce presta timbro e gli metti sopra il timbro. Questa potrebbe essere la paura più imminente. Però alla fine io credo che abbiamo parlato tanto di queste cose, ma io vedo che poi, guarda, per esempio, i droni non dovevano sostituire i fattorini reali. Non ci doveva essere più il fattorino Amazon, ci doveva essere il drone. Però il drone esiste, ma non ha sostituito l'essere umano. Ecco cosa volevo dire, mi sono ricordato. Cioè, ancora le macchine non volano, l'ho detto a Piovanna anche. Non si guidano da sole, ma rompono i coglioni per sostituirci, cioè, fanno queste cose. Ma dico, ma investite in altro, non fate queste cose, cioè investite sulle macchine che si guidano da sole, io non mi stresso più. A Infatti, per Roma è esempio, importante. nel campo dei videogiochi Andrea dovrebbe per esempio tornare su Siphon Filter, no? In questo caso. Wow, grande Siphon Filter. Andrea e Che blogger. poi Madonna. praticamente tutti gli altri, Alberto Olivero, però Alberto Olivero ormai si è ritirato, cioè quindi la palla dovrebbe tornare. È vero, non potrebbe farlo neanche volendo. La palla dovrebbe tornare ad Andrea mo nel prossimo Siphon Filter, per esempio, sul protagonista. Siphon Ah, Filter. sì, assolutamente. Voglio sentirlo doppiato così, assolutamente. Comunque, Davide, ti vedo tranquillo, nonostante avevi fatto una parentesi catastrofista su sta cosa, ma tu perché sai già come riciclarti?
No, oddio, in No, realtà però potrei vedrò. fare. No, beh, sì, poi vedo. A parte il fatto che comunque non fa neanche bene pensare al futuro continuamente, poi rischi di impazzire perché poi va a finire che poi vuoi fare mille cose e non te ne viene bene neanche una. Quindi. È vero, bravo, da oggi in poi non lo farò più. Guarda, non lo so. A me non lo so. Cioè, sembra la classica cosa del momento di cui tutti stanno parlando, ma secondo me prima o poi uscirà qualcosa che poi divierà l'attenzione su altro, come qualsiasi altra Ma, cosa, e mi è e non venuto se in ne mente parlerà un'altra più. cosa. Mi è venuto in mente un'altra cosa. Avete presente l'artista Liebermeier? Credo si pronunci così. Sì, Bellissimo. assolutamente, Okay. Che lui grandioso, fa quella Mattia roba Liber. pazzesca, no? Fa quella Mamma roba mia. pazzesca. Se te gli chiedi a Midjourney di farla, magari te la fa simile in un fotogramma, ma valla a fare per 8-9 vignette, non te la farà mai uguale. Lui fa sempre più o meno quella cosa, ma non è mai fedelissimo. Invece l'essere umano lo sa esattamente come te la deve fare uguale. Se ti deve fare Batman che dà un cazzotto e nel coso dopo sta picchiando Joker, te la fa esattamente in quello stile. Invece Midjourney ti fa approssimativamente. Quindi se tu devi fare appunto il concept per un disegno solo va bene, ma non so se mi spiego. Quando devi fare più cose con quello stile non te la farà, non te lo fa mai perfetto Infatti uguale. Davide è No, tranquillo secondo me perché ha visto come funziona Midjourney, no? sì, ma lo Così sto si è vedendo adesso, rotto. quello è il punto. Io poi non so tra un anno e mezzo, però allora sai cos'è? Finché non ci mette il cuore, che non ha la macchina, no? Secondo me non può, non Quello noterai diceva anche sempre. Andrea. Vedi, ci troviamo. Quindi non lo so, è ancora troppo presto, c'è cioè qualcosa di. Questo perché quella macchina non ha, cioè sei tu che devi dargli gli input per realizzare delle cose, ma da sola non fa nulla, nel senso è solo un programma. Cioè ci dovremmo Io. preoccupare se improvvisamente cioè, comincia a fare cose per conto suo e le fa Sì. ovviamente. Cioè, questo è il punto, cioè veramente si diventa. Skynet. Già se mi No, fa il ma caffè infatti. per esempio troppo zuccherato mi incazzo, vuol dire che ha sbagliato. Però. Ma a te aspetta, erano No, rimaste. è vivo, Daniele. È vivo, non sai niente. Ma È chi ha vivo, scritto è queste vivo. cose? No, No, sto ok, ragazzo si inventa le cose. Ho vabbè. parlato con la Ferraro. È vivo, è vivissimo. Evviva. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. No, lui ama spaziare con la fantasia. È un creativo, come si dice in Tron. Non è un programma. È un po' raro come molti Stupendo. No, comunque, stavo pensando che un lavoro che vedo stabile nel futuro è quello del creator digitale, proprio lo YouTuber, lo streamer di Twitch, anche se pure lì c'è uno spauracchio, che ogni 10 anni un social cambia di netto e tu devi riadattarti ogni volta e reinventarti. Quindi anche i lavori più moderni, difficilmente sostituibili, richiedono grande adattamento umano perché il social muta. Insomma, siamo nella merda, non ci sono più posti fissi come prima. Esatto. Posti Vabbè, fissi. diciamo che il social appunto è una cosa fatta di persone, cioè quindi comunque cambierà finché cambiano le persone. Poi il programmino farà sempre quello che la persona che intuisce cos'è la cosa che va, gli dirà di fare. Quindi diciamo che il discorso non è che cambia molto, cioè, perciò ti dico cose come Midjourney non possono soppiantare il lavoro che facciamo noi. Noi che diciamo facciamo entertainment praticamente, non possono, cioè non possono creare. Alla fine pure chi scrive è quello che crea, gli dice a Midjourney, fai quella cosa. Ma ti rendi conto che è praticamente quello che dice Tron, il film Tron parla di questo, no? Ma porca miseria, che bello pure quello, il messaggio che Cioè, ci no, il sente. creativo col programma, cioè che i Certo. creativi avranno. Mamma mia, mi sto emozionando, io amo quel film. Tu, Ma Andrea, l'hai infatti mai lì hai visto? citato Blade Sì, Runner, che è il mio film bellissimo, preferito, tra bellissimo, altro. bellissimo. Beh, mi fa piacere che qui siamo tutti acculturati su queste cose. E Andrea Piovani invece non ha paura che una macchina, per esempio, replichi la sua voce per un programma, Gli avevo sempre. detto ad Andrea che c'è Anche un questa cosa che programma si mi chiama avevi citato. Speakello, Eccolo, eccolo. Speakello. Che è un'applicazione che dice Why you still use voiceover? E replica le voci, però le ho sentite, sono tranquillo come Davide con Midjourney.
Allora vedi che è la stessa cosa, cioè finché tu ti rendi conto che il tuo lavoro sta su, per il momento diciamo. Posso È dire una come la cosa voce che fatta? senti, quella di Spichello, questa applicazione, quella che senti, sei alle stazioni, treno, delle ore 18:37, in partenza, dal binario 7. Sì, va da 1 a 1000. Posso dire una cosa? La cosa più intelligente mai fatta dalle applicazioni vocali di intelligenza artificiale è sostituire Angelo Cola con Silvio Berlusconi in Metal Gear. Hanno sintetizzato la voce di Berlusconi. Trovate il video su YouTube. Sì, ti devi infiltrare nella base di stoccaggio delle armi nucleari. Ma Comunque, sì. no, volevo fare un'altra domanda a Andrea Piovan. Lui che rapporto ha con l'arte, essendo stato il capo di Art Attack? Ah. È vero, porca Beh, a miseria. differenza ecco, lì, tu ti ricordi come, Andrea, tu che sei informatissimo, chi ci ha diretto in Art Attack? Non mi ricordo più il nome di questa direttrice Era romana, Monica, te lo bravissima, dico io. bravissima. Lei era veramente brava e arrivava lei dal doppiaggio romano. Lei veramente brava, infatti, secondo me lei ha fatto Ella benissimo. Giampaoli. Ella Giampaoli, bravissima. Sì. Molto Poi. esigente, infatti c'era da sudare con lei, però devo dire abbiamo fatto un... Beh, sì, anche lì è stato molto divertente, molto creativo, poi sai, potevi dar spazio anche a quello che mi diceva sempre, Ella, mettici qualcosa di tuo, mettici quello che sei tu, Quei no? E cambi quindi incredibili. carino, carino, è diventato secondo me... È stato un rapporto colorato, pieno di fuochi d'artificio, quell'Art Attack lì, il capo. Sì, Ma è stato ricordo. sul set oppure mai? Sì, beh, quando registravamo Maidenhead eravamo negli studios di Disney, lì dove c'era... come Studi si chiamava lui? bellissimi. Andrea me li ha fatti vedere Chi virtualmente. disegnava? Giovanni Mucciaccia, che poi era No, il Neil in realtà. disegnatore, Neil, Steve. no, Neil. 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 Che ho anche incontrato una volta lì, però, Ma forse. veramente? Beh, Neil sì, era lì in Devi studio, fare era una nel suo foto. studio dove fuori si metteva a fare tutte le Perché le cose, mani non però erano le al sue. tempo lì, Non sempre erano di ritorniamo sempre al Angelo. discorso di prima, non sapevamo cosa... Dici, vabbè, che forte sta cosa qui del pupazzo, carina. Ma scusa una cosa. Giovanni Mucciaccia quindi è da Londra, vero? Faceva il programma. Muciaccia veniva su a Londra, Da sì. Londra, a Londra faceva il Sì, sì, programma. sì, 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 E la sì, sì. statua era un animatronic lì a Londra. Sì. Sì. Ma ti immagini su Instagram il successo a farti una foto con la statua? Dovevi farla al tempo. Dovevo farla al tempo. Dovevi anche rubare la statua. Oggi te la rivendevi, vedi che eri milionario. Vabbè, No, avevo comunque. pensato di fare il tour, caspita, italiano di Bellissimo. Che poi Art Attack. non molti sanno che il capo ha avuto tre voci. Andrea è proprio il re, la voce più lunga, quella che è durata di più, dalla stagione 2 alla stagione 5. Il La primo chi stagione. era? Era Il primo era Luigi Chiappini, quindi Chiappini, la voce di io e Teo Kenneth Bellia. Baker. E Teo Bellia, che l'ha fatto 2 stagioni, 6 a 7, le finali, probabilmente la voce delle ultime Ma due lui ha stagioni. fatto la palma poi anche. Ah, la Palma, vedi. È diventata Non, palma. la Palma mi è sfuggita, però il capo tu l'hai fatto dal 98 al 2004, tipo, ed era proprio, c'era lui, bellissimo. Sì, era affascinante vedere beh, poi dal vivo lì lui che componeva, però sai, era un gioco anche lì, non avevamo la consapevolezza di cosa cavolo Però ad stesse oggi, se ci succedendo. ripensi, sei un uomo fortunato, graziato Il da Dio. Maidstone sono degli studi bellissimi a Londra, fuori Londra, vicino a... come si chiama? I tre aeroporti di C'è la Londra. costa comunque da quelle parti. La C'è là? Sì, costa, il sì. mare, vicino al Sì. mare. Vabbè, insomma, che cosa assurda, eh? Io pensavo fosse fatto in Italia, invece Art Attack è stato fatto a Londra. Pensate. Si lavorava in Maidstone. Italia da Londra, come per i videogiochi, Come tanta abbiamo roba. fatto dei videogiochi anche a Pinewood? Che zona è? Aspetta. No, gli studios della Pinewood, Ah, quelli Pinewood, 007. ah, Ah, ma a questa mi mancava.
Eh beh, sì, Adesso vai a Noi a scoprire qual Pinewood era il abbiamo gioco. fatto adesso non mi ricordo, ti dico la verità, però quello che mi ricordo, che mi è rimasto in mente, è che abbiamo registrato in una cabina sospesa nell'olio. C'era proprio un cubo e dentro il cubo un altro cubo sospeso nell'olio per non avere frequenze esterne che contaminassero il suono. Ah, ma è fantastico. Questa è una cosa che mi è rimasta per avere la purezza totale del suono, Ci quindi sentiamo tutti i non c'era nipotini di nessun Andrea tipo di Piovani. vibrazione esterna che Mamma mia. potesse contagiare, contaminare il suono dell'attore, del microfono interno Che a racconti. quest'altra saletta, sospesa nell'olio. Questa, mentre me la raccontavano, dicevo, wow! E infatti quando eri dentro, sai quando ci sono quelle stanze che non senti il suono? Non mi ricordo come si chiamano. E beh, In assenza insonorizzate. totale di suono, Ah, di sì. rumori, di luci. Pressurizzate, Pressurizzate. Sì. sì. E quando entravi dentro, proprio era come se ti si schiacciassero le orecchie. Madonna. Io Non sentivi niente. mi sarei sentito come una patatina fritta, poi sospeso sull'olio. Però Per fortuna c'era comunque un vetro e poi c'era lo spazio e c'era l'altro vetro, però tu eri sospeso nell'olio. ma immagina costruirti un cesso così, il silenzio totale. Cioè, adesso non mi rompete, che chiudi e c'è il silenzio Vabbè, ma è totale. più per non far sentire fuori poi. Come? Per non far sentire No, fuori. Andrea è proprio non può non pensare. No, è una cosa nostra. Ormai l'ho Vabbè, digliela a contaminato. Christian, dai. No, con queste imitazioni l'ho contaminata. Da poco. A lui piace anche quella di De Sica, che è una che ho perfezionato nel tempo. Ma che bevo da patata? Gradisco. Favore, posso spiegare? Poi sempre queste sono cose stranissime, virtuosismi della voce strani. Comunque. Però l'attore è anche questo, è orecchio, no? Infatti lui l'altro giorno mi ha fatto un'imitazione di Dario Penna e Andrea Piovani, non chiedo di riprodurre, ma ha assorbito tantissimo il suono di Dario, che è difficilissimo, proprio le vibrazioni anche dell'età sono Che più o meno fa toste. così. Ciao a tutti ragazzi, No. sono sempre io, Dario Penne. Oh no, un guaio incredibile. Cazzo, è venuto fuori il capo anche in Dario Penne. Bello. E beh, giuro, dobbiamo far uscire quei video. Guarda, Davide, segui l'Instagram di Andrea perché Ah, presto subito, ci subito, saranno guarda. delle cose. E Beh, io anche nel seguo mio canale c'è Davide. tanto di Andrea, tanto, tanto. Sei come Basta. Davide Tinto? Sì, Davide a Tinto. proposito appunto di Instagram, Andrea, perché non andiamo a farci un Andiamo conto? a fare questa cosa, così vado a seguire Davide in diretta. Aspetta un attimo. Davide Tinto. Allora, presenti Che bello, Davide come si Tinto chiama? Art? Sì. Segui. Ok, sì, ci Ci sei. Ecco siamo? Come funziona? qua. Cosa devo fare? No, vai, non ti preoccupare. No, Andrea, intendevo. T'ho ricambiato subito. Grazie. Ci siamo? Ci siamo. Ok. Sì, vediamo, Chiedetemi eccolo. quando posso. Vai, 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 vai tranquillo, vai tranquillo. Vai, scendi. Ecco. Madonna, che imbarazzo. Wow. Ma qual è imbarazzo, Davide? Ma Non scherzo. l'imbarazzo abbiamo noi, semmai. Non lo so, sai cos'è? È come quando uno tipo ti vede in mutande e tu non vuoi. Ma Non so no, se. no, non direi. Però guarda che culo che c'ha Wow. Ultraman. Ah, vabbè, lui se lo può permettere, insomma, non come noi che Ma abbiamo tipo il guarda fisico che da zucchero. fico! Che Oh, dai. fico! Grazie. Allora, te lo mando, dai. Te Ma che vuol dire me lo mandi? lo mando digitale. No, ma quello è proprio. Ah, già mi Sì, stavo tutto cagando di sopra l'album. dall'emozione se me lo mandavi proprio schiacciato fisicamente. Tu mi fai anche una guarda, sta mezza Guarda, io a faccia così. Roma ci sto ogni tanto e comunque Ti conosco ospito? No, non per c'è problema, ti ospito, faccio una pasta pazzesca, peraltro. Non so se l'ha assaggiata Ok, già mi questa. hai comprato subito. Poi fa anche uno schizzo del cazzo, però io me lo conservo gelosamente nel mio diario direttamente, proprio, che c'è un diario personale. Comunque io vedo della roba qui impressionante,
Questo è Superior Four, che era una storia Wow. basata su praticamente Dottor Octopus che forma una squadra di altri Dottor Octopus presi da dimensioni parallele, visto che mo ci sta il multiverso praticamente. Di cui questi sono i loro passati, proprio la vignetta che Eccolo, avevi. questo è il fumetto. Sì, la copertina non è mia, Ma però. è incredibile, però. Ma guarda che belli disegni. Ma che c'è pure Superior Wolverine? Cioè, che è Wolverine Octopus? Praticamente 8 Owlet, che sarebbe, sì, cioè sarebbe Dr. Wolverine, sì, lo Però so. la Marvel non sa più che cazzo inventarsi. A me proprio. Però guarda Cioè, che in questi 3 albi mi hanno fatto bravo, disegnare una bravo. cosa fichissima, mi hanno fatto disegnare, ma lascia stare che sì, hai ragione, a volte è difficile Cioè, nel imitarsi. senso ormai stanno facendo di tutto, stravolge tutto, le regole di tutto proprio. Vabbè, diciamo che ci sta. Io penso che magari ti sarà piaciuto un personaggio che tu dici, mi piacerebbe vederlo in un'altra No, veste no, che no, fuori è da che altre sì, è che loro ormai stanno proprio, fanno anche bene perché così vendi ai giovani, ma hanno distrutto i canoni vecchi totalmente per. Quest'Iron Fist è stupendo, lasciate dire che è uno dei miei personaggi preferiti e Lui è il mio lo personaggio adoro. Marvel preferito, E infatti. allora vedi che c'è sintonia tra di noi. Tra l'altro lo doppia Davide Perino, quindi. Sì, lo so, Madonna, è fantastico. Ma lui quando gliel'ho detto, ho detto doppia Iron Fist, e lui, ma che supereroe è? Combatte sempre in tuta. Io, vabbè, comunque guarda che c'è chi vorrebbe doppiare un supereroe così. No, Oddio, lui si è la messo serie non è a ridere. che mi piacque molto, la serie, perché poi, vabbè, a parte Daredevil e coso Beh, là e certo. Punisher, che erano fantastici, però il Punisher, doppiaggio suo bellissimo. faceva la differenza. Sì. Oh, bel tributo, ma che splendida Quando mano. morì Kentaro Miura, Kentaro proprio Miura, bel tributo, abbiamo pianto bellissimo. tutti, Davide. Proprio Sì, tanto. no, Il è morto proprio un pezzo di me quando è morto lui. Vabbè, incredibile. Ma che è Dread? sì, ho fatto Young Dread pure in passato. E basta con queste storie, Tin. Ma qui c'è Anche un tanto. cloud qua, visto? Sì, Sì, perché eccolo, a Final Fantasy proposito di 7 tra videogiochi. l'altro è il mio videogame preferito, diciamo, quindi ogni Wow. tanto butto. Guarda qui quel pottone di vedova nera. Questo è Viudamierga, cioè non posso dirlo perché siamo in Italia. No, È la versione infatti spagnola. sì, questo era un albo che feci per Disney un po' di tempo fa. Viudamierga. Tra l'altro, il personaggio di quella donna con la mano così un po' più su che spara, Vedova nera. questa, questo è Sì. un personaggio di Commander's in Crisis, dove io mi sono ispirato a Samus Aran di Di, Metroid. oh, di Metroid, infatti ha gli spallacci grossissimi. Sì, e Come? poi gnocca come lei, quindi proprio. Ma Samus. Dovrebbe stare sempre senza armatura nuda. Comunque. Allora, sto vedendo, io continuo a scorrere. C'è Streets of Rage pure che ho fatto per. Bellissime le tartarughe ninja, mi Ne ho sento fatte a di dire. migliaia di queste. Ho sempre sperato di lavorarci in passato quando tenevo. Ma guarda che bellezza! Adoro Cioè, le anatomie come non sono. ti hanno mai preso per disegnare le tartarughe ninja, mai? E non No. capiscono niente, niente. No, vabbè, dai, ci sono un sacco di artisti bravi, tra cui mo uno napoletano che sta disegnando le Tartos, quindi siamo D'altronde contenti. mangiano la pizza, le tartarughe ninja, quindi. Hai capito? Quindi. Pensa che chi lo sa quanta gente pensa che la pizza sia un'invenzione americana, in realtà no. Ma sei. Ah, è una commission. Tu non sei il character design di Street of Rage. No, però quelli della Dotemu, che sono quelli che hanno fatto il 4, quando hanno visto i disegni me li hanno ricondivisi sopra Twitter, mi hanno fatto i complimenti, quindi sono contento. Infatti io Grande. vengo da quei videogame lì, cioè io giocavo pure Final Fight quando ero piccolo, cioè proprio i primi Bellissimo, picchiaduro. bellissimo. Io adoro veramente il tuo stile. È Ah, così grazie. vendibile. È così vendibile. Quello che fai, ma anche vedi quando fai lo schizzo sporco preparatorio, si vede proprio la manualità, la bravura, c'è tutto. Le Grazie. tartarughe ninja mi fanno impazzire, non te le fanno disegnare ufficialmente, ma sono bellissime. Io le proporrei come stile serio questo qui, questo nuovo modo di rivoluzionare le tartarughe ninja, devono farle come le fai te, perché non mi piace lo stile nuovo. Oh, One Punch Man anche c'è stato. Sì. One Punch Man l'ho fatto per Every Eye, questa qui. Ah. Per Every Eye, cioè loro ti hanno chiamato e ti hanno chiesto: ci puoi fare un One Punch Man?
Sì, cioè no, mi hanno detto di fare un... No, sì, era proprio per One Punch Man. Era sì. Ma era per Bellissimo. un post, per un loro articolo, era Sì, per... era per la sezione quella, la anime, praticamente, anime e fumetti. Vabbè, dai, cioè, ti pare che tra Cyberpunk e Cyberpunk non facevo pure Motoko? Bellissimo. Posso dire, abbiamo pure il wrestling che si è messo a Sì, io fare. sono fan pure di sta roba qui, anche perché comunque io parlando inglese, io mi sento un sacco di roba in inglese, quindi il wrestling per me è un appuntamento fisso. Bellissimo. Trash per trash mi vedo anche quello, cioè quindi... Tutto stupendo, veramente. Io non mi fermerei più. Veramente. Ma quanta roba. Oh, su quanto mi sono slogato il polso su sto personaggio. Se lo capisco. Quante pippe mi sono fatto su lei, veramente. Oddio, non lo so, troppi muscoli e poco seno. Vedi, è Vorrei quello proprio che non appendere capisco. A un me piacciono, a Shiranui. me piace. Nei Come? Shiranui, quella di King of Fighters. Quella era più, insomma... Però a me piace proprio lei. Beh, anche Chun-Li non scherza, come No. muscolatura. No, infatti, parecchi. Quindi, no, io ce l'ho un po' il feticcio delle donne col fisico. Quindi. Vedi, queste tartarughe sono tamarre proprio al punto giusto. C'è ogni Vabbè, sì. tanto E qualcosa di ambiguo, però, vedo. questo doveva essere Bruce Wayne e Ah, Catwoman. capito, si sta facendo Catwoman, Guarda i mica dettagli, male. vedi che dietro al culo di lei ci sta cappotto e Ci mascherina. sta, vedo bene. Però sta roba è Hai vecchissima, capito? mannaggia. Secondo me stanno facendo un gioco di ruolo, dice facciamo che lo facciamo vestiti da... Vestiti tu da Catwoman, io la batto. Stupendo. Ora faccio il cambio profilo, andiamo a Ho vedere un Andrea. video che potremmo condividere per Andrea, aspetta. Vai. Risultare non necessario, comunque. Oh. Tu sei riuscito a entrare in contatto con tutti noi, quindi tutti siamo stati esposti all'azione del virus. L'abbiamo È fatto vero che il ridoppiare, presidente sta scena. della Armstech e di Koi Octopus sono stati uccisi dal Foxtie? Ma o se lo Dio stesso e tu il portatore, sembriamo non risentirne di alcun effetto. Un errore nella programmazione del virus. Potrebbe essere. Ma se non uccide te, posso stare tranquillo. Dopotutto, il nostro codice genetico è identico. Allora è vero. Poi io siamo. Gemelli, esatto. Ma non gemelli normali, no. Noi siamo legati da dei geni maledetti. Les enfants terribles. Tu stai bene. Tu hai avuto tutti i geni dominanti del vecchio. Io invece ho avuto quelli danneggiati, quelli recessivi. Tutto è stato programmato perché tu fossi il più perfetto dei suoi figli. La sola ragione della mia esistenza è stata di rendere possibile la tua. Ero il cocco di papà, Proprio così. Io sono lo scarto di quello che hanno usato per crearti. Riesci a capire cosa significa sapere di essere spazzatura fino dal giorno della tua nascita? Ma le musiche? Ma io sono quello che nostro padre ha scelto. Ecco perché sei così ossessionato da Big Big Boss. Una Boss. specie di amore deviato. Amore, odio vorrei dire. Mi ha sempre detto che ero inferiore e ora avrò la mia vendetta. Tu dovresti capirmi, fratello. In fondo hai ucciso nostro padre con le tue stesse mani. Mi hai rubato la possibilità di vendicarmi. Ora io finirò il lavoro che nostro padre Dopo aveva vedere le facce di iniziato. Andrea. Sarò migliore di lui. Lo polverizzerò. Sei uguale a Naomi. Beh, di certo non sono come te. Al contrario di te. Io sono fiero del destino che è contenuto nei miei geni. Aspetta. Ora lui quasi caga in mano Snake. Ma Sì, come lo fermo? il tuo sarà il primo sangue versato da questa nuova La nuova gloriosa gloriosa arma. arma. Consideralo un onore, un Un regalo di mio regalo di tuo fratello. fratello. Ora te lo mostrerò. Guarda la potenza dell'arma che ci condurrà nel ventunesimo secolo. Si sta muovendo. È un robot coglione. Ma come lo fermo? Quello che c'ha un pisello gigante quello, una cosa incredibile.
signori, ma no, che bello! Poi lui ha riso tutto il tempo. Grazie, per le mie Gian, interpretazioni facciali. Ma perché io proprio le facce mentre... di Andrea che conosce a memoria ogni battuta. Sì, proprio io già mi ricordo l'espressione che stavi facendo sicuramente mentre lo doppiavi. Era una cosa impressionante. Ma voi che ci avete giocato, era coinvolgente. Sì. Non credete alla faccia. Mettiamo a pausare. E ho fatto un disegno sul tema del balletto. Lo volete voi vedere? Oh no. Si intitola Il lago dei cigni. Capito? Il lago dei cigni. Come il titolo del famoso balletto. Come sono divertente. Questo era un consiglio spaventosamente utile. Basta disegnare montagne di liquido informe che sgocciola dalle cose per farle apparire davvero orribili e sinistre. Date un'occhiata qua. Ah, mi sono messo paura da solo. Che picchi di acuti. Andrea, dicevi, no, voleva sapere Piovana era coinvolgente Metal Gear. Beh, me coglioni se era stiamo ancora qui a parlarne. Sì, guarda Andrea, ti dico una cosa: in un'era dove i videogiochi erano salva la principessa, comunque c'era tanto 2D, no? Quindi c'era bidimensionalità nei videogiochi. Questo videogioco portava la tridimensionalità totale ed era l'opera di un genio, si vedeva da subito. Adesso Hideo Kojima, lo vediamo tutti, no? È arrivato al punto di lavorare con attori di Hollywood per fare videogiochi, quindi un motivo ci sarà. Cioè, questo videogioco ti permetteva di fare cose incredibili, di fumare la sigaretta e perdevi vita mentre fumavi, potevi nasconderti dentro uno scatolone, che è la cosa più imbecille del mondo, ma ci credevi all'interno del videogioco. E potevi, l'ambiente era totalmente tridimensionale, potevi bussare nei muri, ti potevi accovacciare, potevi infiltrarti in maniera realistica. E poi vedevi gli artwork dei personaggi quando parlavano al codec, che sarebbe un cellulare, e tutto era molto immersivo. A parte questo, c'erano tanti stratagemmi per la pirateria che lo rendevano divertente, il più famoso, no? Quando il personaggio di Luigi Chiappini ti dice... Alessandro Ricci, non lo chiameremo Snake, lo chiameremo Alessandro Ricci, dice dove lo trovo il numero di tuo nipote? No, di Mary. E fa, sì, dovrebbe essere sì, nel retro della confezione del CD. Io non ho capito, ma cos'è questa? Uguale. Ma per quelli che avevano pochi soldi, no? E la mamma diceva 50.000 lire di videogioco, io ti ammazzo di botte. Allora lo compravi masterizzato 5 euro dal marocchino in spiaggia e tu dicevi, ma dov'è questo numero di telefono nel retro della confezione del CD? A massimo c'era il numero dell'extracomunitario che te l'ha venduto. Dici, ma dov'è il numero di Meryl? Dov'è? Hideo Kojima aveva messo il numero per andare avanti nel gioco nella confezione originale del CD, del gioco. Quindi poi tu dovevi stare lì come un pirla uno a uno a selezionare i numeri finché non beccavi quello giusto. Oppure ci doveva essere l'amico ricco che l'aveva comprato originale e da me a Catania, c'era ovviamente ognuno col proprio idioma, da me dicevano, certo mare, ce l'ho io, non ti preoccupare, ti faccio vedere qua, il numero era questo. E allora tipo, e tu andavi avanti nel gioco. La cosa fighissima è il personaggio di Ciro Carraro, Psycho Mantis, no? Ti diceva... Osi dubitare del mio potere? Aspetta, ora ti farò vedere cosa sa fare il più potente praticante di telecinesi del mondo. Ovviamente questo è doppiato bene, immaginate la mia faccia così. No, sto scherzando, un abbraccio a Siro, che non ama il doppiaggio. Io questo mi fa incazzare. Quindi, no, lui diceva, allora te lo dimostrerò, ti dimostravi i suoi poteri psichici, la telecinesi. Diceva, metti il joystick in piano. Più in piano possibile, tu lo mettevi posato su un tavolo a terra e lui fa, ora lo farò muovere col potere della mia mente, e si muoveva il joystick, e dice, ma sai com'è, allora potere, no, è che si attivava la vibrazione, capito che genialata. E poi dice, com'è che ti rimane Metal Gear nel cuore? Perché Hideo Kojima provava a farti giocare, cioè ti voleva far entrare nel gioco. Poi c'era tutta questa, la storia era talmente elaborata che
cioè non era una storia che tu potevi trovare nei videogiochi, è stata, no, diciamo, la prima cosa, una narrazione incredibile con questi personaggi, era una cosa nuova. Profonda etica. Sì, profonda etica, perché parlava di armi nucleari, di pericolo del deterrente nucleare, no? Quindi di nazioni che si armavano per avercelo più grosso, tra virgolette, e tu in tutto ciò sei un agente infiltrato che dovrebbe stare dalla parte dei buoni, ma poi viene tradito, poi lui è l'ultimo a sapere le cose, Snake. Tipo, ah, dai, che stavamo facendo il doppio gioco e non te l'avevamo detto. Oh, cosa, colonnello? Lei è cambiato. Che poi, sai, Ricci, no? Ce la faccio un po' da sale. Dice, lei è cambiato. Costipato molto. Ma lui è così, sai, io... Davide, questa cosa ti farà piacere, ti divertirà. Io quando parlo al telefono con Ricci, è Snake Romano. Ciao, Andrea, ciao, bello, come stai? Allora ci vediamo qualche volta a Roma. Che detto, oh, ma che sei carino, Alessandro, ma sei tanto gentile con me. È perché che devo essere stronzo, ho capito. No, grazie. No, grazie. No, poi, ma poi ognuno di loro è incredibile. Marinoni, Marinoni ha un palo da striptease a casa sua, sono cose incredibili. Sì. Una volta parlavamo, io ho detto, ma giapponesi, no, a proposito di giapponesi, ti sei mai fatto una giapponese? Si fanno gli urli piccoli piccoli come dei topolini quando... Vabbè, questa parentesi. E quindi, vabbè, lasciamo bene, sono cose divertentissime. Li fa tutti, ma tanto... uguali. Come tutti fedeli, fedelissimi. Fammi Piovan, fammi Piovan. Oddio, Piovan. Piovan, Liquid. Aspetta. Nel Medio Oriente non cacciamo le volpi fox, cacciamo gli sciacalli. Invece dei bracchi siamo dei librieri regalo. Quanto è in grado di resistere il tuo esoscheletro? E tu, Snake, hai intenzione di restare lì seduto a guardarlo morire? Così più o meno facevo. Dei levrieri regali. Perché lui mette gli acuti, no? Dei levrieri regali. È una cosa di Piovanna mettere là. Tra l'altro, bello, perché quando giocavo a Metal Gear e sentivo prima la voce di Master Miller, anche se poi sentivo Liquid Snake, là per là non ci pensavo, quindi lui è stato bravissimo anche a differenziare. L'ha differenziato. Poi dopo, quando lo finisci, fai, ah, ecco, vabbè, sapendolo poi dopo fai 2+2, però altrimenti non l'avresti mai riconosciuto. Ma infatti, quando lui passa da Master a Liquid, quando si rivela, fa... Sì, esatto, no? Vedi che la sanno tutti quell'intonazione. Quell'intonazione acuta, se la ricordano tutti. Infatti, perché c'è il colonnello sveglissimo. Snake, ma tu hai parlato a me, caro fratello. Perché lui all'inizio, quando fa Master Miller, fa, Snake, sono McDonald Miller, ne è passato di tempo, eh? Ancora mi do da fare con l'allenamento degli scout in Alaska. E poi io mi chiedo, ma gli scout in Alaska? Ma che cazzo glieli... Ma come gli scout in Alaska? Wow. Non hanno i calzettoni corti gli scout in Alaska, hanno i montoni nelle gambe. Grande, Andrea. Andrea Sant Marino. Lui sempre... Mi è sempre a onorarmi, sempre tutti dolcissimi nei miei confronti. Non lo so, adesso devo togliere un po' di attenzione su di me, perché mi sento un po' stronzo. Sai, Andrea, Gianluca, vai. Siamo arrivati a quasi alla conclusione. Quindi secondo me è stata molto sentita sta live, molto di cuore. Allora, io spero di vedere un personaggio Marvel doppiato da lui personalmente. E sento il timbro, io vorrei fosse un cattivo. Andrea, prossima volta che scendi a Roma, cioè, nel senso, è per il collegamento a Liquid Snake, non tanto per altro. Ah no, io pensavo ad Andrea. No, a te invece. Ah, dicevi. Me. Giusto, se devi andare, allora farò Andrea 1 e Andrea 2, così. No, comunque Marco Guadagno dirige i film Marvel. A Roma prossima volta ci andiamo a trovarlo, diciamo, guarda, devi farlo lavorare, fatto Liquid. Beh, ma tu hai una voce simile alla mia, dovresti farlo tu, Andrea. Mi sto inserendo intanto per quello che mi fanno fare. Tutto è benedetto per quello che mi fanno fare. Però io già ho fatto un sacco di stronzi nei film, eh. E vi ricordo che sono il soldato nazista in Bent. Sono il... Come cavolo si chiama? Sono un po' anche i personaggi che adatti anche al tuo... A come sei te.
non una stronzo, merda. Però ah sì sì un po' cosa? No, aspetta, mo adesso un po' me la teso, spiego. Un po'... è vero, sono un po' teso, un po' tanto, leggermente ansioso, leggermente pesantemente ansioso. Non sono come Davide, guarda guardalo come è rilassato, ha tutti i capelli belli per disegnare Ma no, lascia perdere. Guarda che Gianluca non li ha. Chiedi a Gianluca quanto è rilassante disegnare. È rilassante. Non lo è per niente. No, ma penso che anche Davide sia dell'idea che non sia per niente. Oddio, una cosa quando la fai di lavoro poi... È stressante. Sai che Andrea... parecchio. Comunque. I documentari sono stati curativi per me, perché io sono simile a te come carattere. Oh. E quindi, la terapia tramite... Sì. Trovare la calma nella narrazione sapendo chi li ascolterà. Che non devi trasmettere ansia, ma devi trasmettere tranquillità, perché narri delle storie. Ma narri delle storie, racconti delle storie e poi... sai, insomma, adesso non entriamo nei dettagli, però sì, sono stati molto curativi, sono molto... È vero però. È vero che io devi lo vedo ormai. Una serenità per la concentrazione, per la narrazione, dando valore e rispetto, avendo grande rispetto per questi animali, sapendo le loro storie, il loro vissuto. Quindi non ci puoi mettere tutto il tuo impeto, ma rispettando cosa... Ne abbiamo parlato l'altro giorno, ti ricordi? Ma io che guarda, certi doppiatori non possono fare... Ah, sì, perché... troppo presi dal doppiaggio, vogliono dare enfasi dove non serve. Sì, È molto curativo se tu decidi di farlo, nel senso... Io lo voglio fare, ma non lo posso fare, perché finché te sei in vita... No, ma tu devi fare... No, io non... Nella narrazione, finché ci sei te, non ci provo neanche. Poi se me lo chiedono così, spassionatamente di lavoro, ma per ora... No, preferisco il docu reality, perché appunto, come in Frozen Planet, le parti recitate... Ma sono molto divertenti. 30 anni di differenza è anche normale, no? Che una mia età faccia i documentari... È vero. Mi capiterà magari tra 20 anni di farli stabilmente. In ogni caso mi piacerebbe perché questa è una scuola in più. Dovete sapere che Andrea Piovanna ha creato una scuola extra, perché fare doppiaggio e fare narrazione documentaristica sono cose diverse. Questo ci tengo a dirlo perché la De Bolini, no, che si è specializzando in questa cosa. Sì, che io lo noto, ho faticato parecchio all'inizio a entrare in questa cosa. A me mi ha fatto un provino Luca Semeraro, la voce di Leonardo nelle Tartarughe Ninja, la serie degli anni 80 che abbiamo visto tutti, o di Ciclope negli X-Men degli anni 90, Silver Surfer. E lui l'ha notato che c'era questa lacuna. Poi ci abbiamo lavorato, Andrea, a casa tua, no? Abbiamo fatto delle lezioni, siamo arrivati pian piano. E oggi un po' più dignitosa la cosa. Infatti Consuelo, la direttrice con cui lavoro, grazie ad Andrea, ha notato che c'era questo step. Dice, puoi fare anche quello, meno male. Comunque, insomma, basta. Mi sento che mi sto autocelebrando. Però grazie Davide del suggerimento. Veramente. No, e ci proveremo. È che lui, Andrea, dice sempre sostanza. No, aspetta, però, Davide, cioè, nel senso, su chi lo vedresti a questo punto? Secondo te chi potrebbe doppiare lui? Qual è il cattivo dell'universo Marvel? Allora, uno su tutti, secondo me, Carnage, però se lo facessero fatto bene, non quel film zozzeria. Ah, no. Vero! Carnage, oppure secondo me il figlio di Kimping ci vedrei tanto. Non mi ricordo. Io ci vedrei probabilmente Kang, cioè lo stesso attore, però con la sua voce. No, e poi pensaci, bene pure sui neri. Quindi. Secondo me è perfetto, cioè proprio vuoi godere al cinema con un personaggio di quella taratura doppiato bene. Questo, cioè questa è l'accoppiata. Oh, vedi che Davide c'ha tanta considerazione di te, sto notando. Sì, assolutamente. Io perché mi sto mantenendo? Sta parlando di te, io non è capito, fan scusa, mio. Ma non è fan mio, non avrà sentito un cazzo di quello che ho fatto. No, invece sì. Pensavo parlassi di Andrea. No, Andrea non vale una minchia ancora. No, scusami Davide, non avevo capito. Sì, stavo parlando di te. Del suo mito d'infanzia, del suo liquid.
che potrebbe fare altre, anche altri cattivi, appunto. È vero, ma anche quei videogiochi, l'avevano richiamato, questa è una cosa che possiamo dirla, avevano chiesto ad Andrea di tornare a fare videogiochi. Però, Andrea, no? Preferisci fare documentari, questo si può dire. Sì. È più rilassante, non ti rovini la voce, perché poi c'è anche questa paura, no? Ah, in quel contesto sì. Però chi lo sa, prossima volta che ti convocano per fare videogiochi, tu chiedi, te l'ho detto, tu chiedi. Se ti dicono Siphon Filter, Remake. Metal Gear, tu devi dire sì, Ce l'ho. fidati, No, ma devi dire sì. ultimamente quando mi hanno chiamato a fare certe cose ho detto io ce l'ho, non posso venire, ma ce l'ho chi? Hello, welcome on board. Guarda, forse Però più che Siphon Filter, se facessero di guarda, un è come avere me 30 anni più giù, dico. 20 anni più giù. È proprio il mio clone, ma i miei geni, ma non geni normali, no. geni. Saluti, Dai, assolutamente. perché tanto in effetti il tempo era questo, abbiamo Facciamo finito. salutare prima i nostri ospiti e poi salutiamo noi, Andrea, come Certo, consueto. quindi fate voi i vostri saluti, poi noi facciamo i nostri e li facciamo per voi anche. Cioè, Ciao subito. ragazzi, è stato un piacere enorme aver Grazie per conosciuto avermi invitato, mi sono Davide, divertito un sacco. Gianluca, Andrea lo conosco. Grazie. Grazie di avermi Vado io? coinvolto in questa Vai, bella vai, vai. serata. Io ringrazio Andrea, grande amico, zio, e tantissime altre figure Col cuore. che mi rappresentano. E niente, e poi Davide, che è stata una grande scoperta, Grazie, grande Andrea. professionista. Davide, ho una Complimenti. tanta stima, non perdiamoci di vista, seguiamoci e niente. Oh, è un Vengo a liquid, Roma, sono. promesso. Io Vieni comunque a ci Roma, sei passo. mio ospite, ti ospito proprio, e butto fuori altri ospiti se li ho. Ma veramente ti ospito e poi Manovrelli. Prendi e butti. guarda, tu se passi da Roma lasciami un disegno di liquid che lo faccio avere ad Andrea Piovani, Ah sì, se ti va, fa uno assolutamente. scherzo, perché secondo me ci sta troppo e lui penso che avvalorizza queste cose se lo incornici. Guarda, io penso che, e non scherzo, appena chiudo Metal Gear, subito, me lo faccio giocare. Veramente, no, quindi subito. concludo dicendo grazie, siete due grandi professionisti ed è sempre un onore per me mettere a disposizione la mia esperienza e anche quella di Gianluca che mi coinvolge sempre, non Grazie capisco Gianluca. perché rompo i coglioni, però lui mi chiama sempre, quindi sono contento di prestare la mia performance da presentatore, da copresentatore per questi eventi. Grazie veramente. E Gianluca, grazie a te, grazie per mille cose, tu lo sai già, Fai bene, e te Gianluca. lo dico sempre. È stata la live più rilassante al contempo energica che abbiamo mai fatto. Ne abbiamo fatte di live con tanti doppiatori e fumettisti, ma veramente una bellissima live. Grazie di cuore. Gianluca, lascio la palla a te e poi chiudiamo. Ma no, grazie, grazie a te Andrea, come sempre, grazie anche agli ospiti Andrea e Davide, insomma, che hanno accettato di Ma essere avete qui. fatto un bel regalo proprio sul serio. No, non scherzo, non scherzo, veramente, ma Ma avete che fatto un bel bello, regalo. capito? Quando è pure fan l'ospite. Tra l'altro poi abbiamo scelto un giorno che era il 25 che è coinciso con la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Brava, contro la violenza Contro sulle donne. la violenza. Sì, coincida poi col Black Friday, cioè questa cosa qua La è un po' strana, quindi figuriamoci un po'. gente quindi è a fare questo, o a rispettare la donna o a comprare cose in sconto. Oppure compra cose in sconto così non picchi la donna. Così non picchi la donna. Bravo Davide, Ci bravissimo. dissociamo per questa Ah, cosa ovviamente, ovviamente. che Era per ridere, per si sa, cioè, che Twitch è una ragazzina ridere. battentuosa, quindi Sì. E quindi niente, comunque grazie, vi ringraziamo di essere qui come sempre, di seguirci e quindi ci e seguiteli su vediamo Instagram. alla prossima. Seguiteci su Instagram, seguite i nostri ospiti su Instagram, guardate quello che fanno, seguite il collettivo, tutte le iniziative, quindi grazie e buonanotte, buona serata a tutti quanti. Grazie, Un bacio a grazie, tutti. grazie, grazie.